Buongiorno Leandro Magiro, vivo in diretta, siamo a Loreo in via Sant'Antonino, dove il giorno 18 veramente una tromba d'aria ha fatto grossissimi guai. Ci collegheremo con il sindaco fra pochissimo, abbiamo anche i padroni di questo fondo che è stato colpito in maniera particolare, vediamo un pochino anche le immagini di quello che è successo esattamente ieri 18 agosto, in pochissimi minuti questa tromba d'aria che ha colpito parte del Polesine e anche parte del Basso Polesine in questo caso. Seconda volta che mi tocca. Allora, già seconda volta, sì. Prima volta ha dovuto pagare tutto lei. Tutto mio mi è tocchesto pagare. E i danni questa volta per secondo lei su... A me non so, ma... stavolta non so. Quanti di più stavolta? Quanti di più? Stavolta, l'altra volta che va a casa. Adesso vuol finire e un'altra casa. Non so. La volta scorsa ci diceva 30.000 euro più o meno. 30.000. Aveva solo a casa prima, adesso con casa e finire e casa, un'altra casa. Che ne dai danni? Siamo al telefono con il sindaco di Loreo, Moreno Gasparini. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie Leandro. E purtroppo la situazione è un po' sotto gli occhi di tutti, perché sia i social che anche noi direttamente stiamo constatando da ieri pomeriggio quanto è successo, soprattutto nella parte ovest del nostro territorio loredano. Case scoperchiate e anche devastate, direi, con fienili, con frutteti che hanno visto tutte le reti antigrandine strapparla e buttarla via, e veramente danni ingenti questa volta, proprio importanti. Abbiamo iniziato ieri pomeriggio subito con diverse squadre dei Vigili del Fuoco e due squadre dell'illuminazione dell'Enel, della distribuzione dell'Enel, per ripristinare le linee. Questa notte fino alle 4 hanno fatto quello che hanno potuto, perché comunque è riniziato a piovere e vento. Quindi era limitato anche il lavoro ed era, vorrei dire, limitato sotto i punti di vista, perché da una parte c'era la normativa della difficoltà di riallacciare la corrente con tuoni e lampi in corso durante la notte, dall'altra i Vigili del Fuoco con alti sopra i tetti che non riuscivano a lavorare. Stamattina abbiamo ripreso i lavori, stiamo intervenendo sulle case più rovinate, quelle più devastate, in modo da rendere impermeabile il tetto con dei teli. Ci sono tre squadre anche stamattina dei vigili e stiamo aspettando l'Enel, che attualmente è la squadra soccorso a Porto Viro, poi tornerà da noi per riallacciare le ultime 7 famiglie. Poi speriamo, ecco, di iniziare a raccogliere rami, cartelli stradali e quant'altro su tutto il territorio di Loreo. Ecco, ci diceva che state anche preparando gli incartamenti per chiedere lo stato di calamità. In cosa consisterebbe questa domanda e questa eventuale accettazione di domanda? Ma adesso cercheremo di muoverci su questo fronte, perché io da ieri che sono sul territorio insieme alla Protezione Civile, che devo ringraziare tanto, perché i primi soccorsi sono stati giustamente e logicamente quelli della Protezione Civile, perché abbiamo agito sul nostro territorio e quando abbiamo iniziato a chiamare Vigili del Fuoco e da fuori, e sapete che c'era l'allarme su tutto il territorio. Per quanto riguarda la logistica, riguardo lo stato di calamità naturale, sentiremo il senz'altro la prefettura, le forze dell'ordine, comunque quello che c'è da fare sul fronte amministrativo lo faremo per dare una mano ai nostri cittadini e non solo. Ecco, l'ultima domanda: non ci sono feriti in ogni caso, non ci sono problemi anche per l'incolumità dei cittadini, o c'è stato anche questo, qualche danno di questo tipo? No, per quanto riguarda la cittadinanza non ci sono stati, sì, non ci sono stati sinistri, non c'è stato questo pericolo qua, però i danni sono ingenti soprattutto in questa zona qua. Sindaco, la ringraziamo, come sempre disponibilissimo, e auguri anche per la sua cittadinanza. Grazie, senz'altro ci adopereremo per fare tutto il possibile per ripristinare la situazione. Grazie a voi.